Le parole del Signore che abbiamo ascoltato, quelle sono le letture di oggi. Non le abbiamo cambiate. Qualche volta, per alcune occasioni, cerchiamo dei brani che ci possano aiutare di più. Abbiamo pensato, ho pensato, che cosa ci dice la parola, quella che è del tempo ordinario, di oggi. E credo che ci aiuta tanto, sempre, a cercare di capire che cosa il Signore vuole da noi. Qualche volta facciamo una grande fatica. Ci sembra che il Signore non dica niente, ci sembra che il Signore sia difficile da comprendere, ma forse dobbiamo soltanto noi fermarci di più e fare più spazio nel nostro cuore. In effetti, nella prima lettura, l'Apostolo parla della pazienza. Della pazienza. Quando ero giovane, io davo alla pazienza un valore molto negativo, perché confondevo la pazienza con rassegnazione. E siccome erano poi gli anni in cui bisognava cambiare tutto, negli anni in cui si correva, sia perché ce la facevamo, qualche volta correvamo ma non sapevamo dove andavamo, questo è stato il problema. Corri da quella parte, poi non era proprio la parte giusta, ma insomma, però bisognava correre. E la pazienza mi sembrava un po' una roba del passato, una roba da vecchi, anzi, bisognava essere impazienti. Avevamo fretta, volevamo raggiungere subito, pensavamo che tutto fosse possibile e che dipendesse da noi, e quindi a maggior ragione, che è questa pazienza? Come dire, sembrava perdere tempo, sembrava rinunciare, sembrava appunto rassegnarsi. E al contrario, appunto, l'impazienza sembrava la speranza. Ma credo che sbagliavamo. Dice, pensavo una cosa vera, cioè la pazienza è diversa dalla rassegnazione. La pazienza non è non far niente. Bisogna dire che qualche volta confondiamo la pazienza col sonno, confondiamo la pazienza col fatalismo, per cui uno pensa, devo essere paziente, sto lì e non faccio niente. Poi quello che accadrà, accadrà. Ma questa non è la pazienza, questa è un'altra cosa. Tant'è vero che l'Apostolo parla della pazienza come la pazienza dei profeti e poi indica Giobbe. La pazienza dei profeti, e quella che ci è chiesta a noi, è quella di chi guarda al futuro. Sa che c'è un futuro che deve venire, non si accontenta del presente e proprio per questo è paziente. Io credo che la pazienza che avete avuto in questi anni in cui con pazienza avete tanto ricostruito e sapendo, ed è appunto per questo la pazienza dei profeti, che c'è qualcosa di più bello che deve venire. A me colpisce sempre come la ricostruzione e della grandezza dell'uomo restituisce più bello di prima, più bello di prima. Io sono certo che anche le tante cose che purtroppo ancora bisogna ricostruire, che credo ne parleremo dopo con l'incontro, che sono programmate, ma che saranno più belle di prima. Se questo è provvisorio, già ve l'ho detto quando sono venuto, beh, come provvisorio non è niente male, insomma, ecco. Quindi se questo è provvisorio, mi immagino come sarà il definitivo, perché questo provvisorio, devo dire che è molto accogliente, molto luminoso, molto bello, no? Quindi la pazienza, e poi la pazienza di Giobbe. Cioè Giobbe non cede alla rassegnazione e non cede alla maledizione. Ma crede, nonostante faccia fatica, ma crede che l'amore del Signore lo aiuterà. Crede che il Signore comunque lo capirà. E io penso che i giorni successivi al terremoto, e che non sono stati soltanto quelli della prima e della seconda scossa, ma che sono anche dei giorni che qualche volta si ripresentano dentro di noi.
È perché la paura non finisce con l'ultima scossa. La paura qualche volta ci riappare in maniera anche inaspettata, qualche volta riaffiora, magari perché siamo tutti più fragili. E in fondo è vero, il terremoto ci ha anche resi più fragili, ma io credo che la pazienza trasforma quella fragilità in sensibilità. Inattenzione. Io credo che oggi noi capiamo molto di più chi è nella sofferenza. Capiamo di più anche proprio perché più sensibili. Io vorrei che insisto che quella fragilità per cui, non so, se passa un camion e che fa qualche cosa, dico, oddio, e che cosa succede, no? Trasformiamola in sensibilità, cioè nell'essere più attenti a quei terremoti che purtroppo tanto sconvolgono la vita degli uomini. Penso a quel terremoto della morte di questo giovane ragazzo che ha sconvolto la sua vita, la vita dei suoi cari, credo che in qualche modo vi ha sconcertato tutti, no? Ecco, la sensibilità, l'attenzione. E forse il terremoto ci ha aiutato a scoprire qualche cosa o a riscoprire qualche cosa che avevamo perduto. Penso per esempio alla solidarietà. L'abbiamo detto quando sono venuto per San Silvestro. I giorni, ma immediatamente dopo il terremoto, che cosa uno ha fatto? Quasi direi spontaneamente. Che cosa ti serve? E spontaneamente siamo andati a vedere se al vicino di casa gli era successo qualcosa. Credo che spontaneamente, se qualcuno aveva un po' di spazio, dice vieni, metti le cose a casa mia, oppure vieni, ti ospito io. Spontaneamente e gratuitamente, cioè senza nessun interesse, soltanto per quell'interesse di aiutare qualcuno che è in difficoltà. Ecco, questa è la spiegazione per me della seconda lettura del Vangelo. Nel Vangelo interrogano Gesù, i farisei, per cercare di capire cosa pensava Gesù sul ripudiare la propria donna. Il ripudio era possibile per l'uomo. Credo che addirittura se la donna cucinava male era possibile il ripudio. Dalle parti vostre non c'era problema perché le vostre signore cucinano benissimo tutte quante, non è proprio pensabile. Però qual è la risposta di Gesù? Gesù riporta tutto a quello che Dio voleva, all'origine. E io penso che questa è la spiegazione più vera di quella solidarietà, di quella gratuità che spontaneamente avete avuto dopo il terremoto. Perché quello è l'uomo più vero, io penso. Quello è l'uomo che abbiamo dentro. Quello è l'uomo, potremmo dire, dell'origine. Perché nell'origine l'uomo voleva bene. E basta. E poi è entrato il male che ha cominciato a instillare la diffidenza, l'idea di farsi grandi da soli, l'idea di possedere. E l'uomo dell'origine, l'Eden, Adamo ed Eva, si volevano bene e basta. Non c'era malizia. Allora io credo che quell'istintivo aiutarsi è proprio dell'uomo dell'origine, è proprio di quell'uomo più vero che abbiamo dentro, che spesso il male ci fa tenere nascosto, oppure che il male addirittura ci fa perdere, per cui siamo fatti per voler bene, perché siamo fatti per voler bene, e stiamo male se non vogliamo bene.
Stiamo male se assecondiamo la diffidenza, la chiusura, la solitudine, perché siamo fatti per voler bene. Il prototipo che abbiamo dentro, quell'uomo dell'inizio e la donna dell'inizio che abbiamo dentro, è fatta per voler bene. E allora per questo io credo che spontaneamente, istintivamente, abbiamo cercato di aiutarci. Allora, l'ultima cosa che vorrei dire, non lo dimentichiamo questo. E non dimentichiamo che abbiamo tanto, sempre, bisogno di voler bene. Sia per continuare la ricostruzione, per rendere più bello, ed è la capacità dell'uomo, insisto, straordinaria, di avere una forza più forte del terremoto. E l'amore è una forza più forte del terremoto. E il terremoto distrugge l'amore degli uomini, che diventa intelligenza, capacità, amicizia. È più forte del terremoto. Allora non perdiamo questo. Non perdiamo quella solidarietà, lasciando che finisca sotto, che poi ci rimettiamo sopra l'amore per noi stessi, che io penso che sia il vero grande peccato. Quando mettiamo l'amore per noi stessi senza gli altri o contro gli altri, per esempio, se c'era una cosa che abbiamo capito tanto, che non ci si salva da soli, che dobbiamo aiutarci insieme, che ci si salva insieme, che io posso, che il terremoto distrugge tutto, fa sentire che tutto casca, e insieme con gli altri possiamo ricostruire quello che è la forza terribile del terremoto, sconvolgente del terremoto, distrugge. L'ultima cosa, nella scrittura ci sono due terremoti, nei Vangeli, scusate. C'è un terremoto del Venerdì Santo. Quando muore Gesù c'è un terremoto. Ma c'è anche il terremoto della risurrezione. E quando risorge Gesù c'è un terremoto. Io credo che è la forza dell'amore, quella forza capace di sconfiggere la terribile forza del male. Portiamola dentro, con pazienza, che vuol dire tenacia. Papa Benedetto, Pasmerola, finisco con questo, quando è venuto qui, vi ha detto delle cose molto belle che faccio mia, e finisco con questo. Rimanete fedeli alla vostra vocazione. Ha detto, disse, di gente fraterna e solidale, e affronterete ogni cosa con pazienza e determinazione, perché la pazienza, insisto, è determinazione, non è arrendevolezza, tutt'altro, respingendo le tentazioni che purtroppo sono connesse a questi momenti di debolezza e di bisogno. Guardando le vostre terre, ho provato profonda commozione davanti a tante ferite. E non smettiamo di avere questa commozione ancora. Ma ho visto anche tante mani che le vogliono curare insieme. Ho visto che la vita ricomincia. Vuole ricominciare con forza e coraggio. E questo è il segno più bello e più luminoso. Oggi lo vediamo di nuovo e ricordando della sofferenza, decidiamo con ancora più forza di essere gli uomini che si vogliono bene. Quell'uomo dell'origine che abbiamo dentro. L'uomo della solidarietà, della gratuità, e che il Signore ci doni sempre la pazienza e la speranza, e così sia.